Signori, buonasera, vi ringrazio per essere qui ad ascoltare questa nostra tavola rotonda che affronta il tema della Grande Guerra, non per la prima volta, perché in effetti già tenemmo una tavola rotonda in occasione, qualche anno fa, dell'anniversario dell'entrata in guerra dell'Italia. Ripetita Juvent in un certo senso, ma si esaminerà la questione sotto altri diversi punti di vista. Quello che mi preme dire introduttivamente molto brevemente è questo, che la Prima Guerra Mondiale ha avuto molti aspetti diversi e contraddittori anche tra di loro, cioè è stata considerata come l'ultima guerra di indipendenza per il completamento dell'unità d'Italia ed è stata considerata da Benedetto XV l'inutile strage, come sappiamo, concetto ribadito recentemente anche dall'attuale Papa, e è stata anche considerata da molti la fine della Belle Époque e l'inizio dell'epoca contemporanea, diciamo, della modernità nella quale viviamo attualmente. E è stata, vero, un complesso di grandi sacrifici per tutti quanti hanno partecipato, numerosissimi, in questo conflitto, ed è stata anche fucina di di persona a conflitto, e da qui sono scaturite molte idee nuove. Io mi fermo qui assolutamente perché non voglio togliere tempo e spazio, vero, ai nostri due illustri oratori che ben conoscete, il professor Mario Corselli dell'Università di Palermo, che è, come tutti sapete, un filosofo della e il professor Fabio Russo, che viene dall'Università di Trieste ed è un italianista, essenzialmente. Tutti e due sono molto di più di quanto questi titoli lasciano a pensare, soprattutto nella nostra accademia si sono occupati anche di una infinità di altri temi. Io sono particolarmente contento questa sera che siano qui di trovarsi insieme e a parlare di nuovo per voi. Io inizierei dando la parola al professore Manlio Corselli, l'amico Manlio, vicepresidente della nostra Accademia Siciliana dei Mitici, il quale parlerà del tema della gioventù in armi e del milite ignoto. Prego. Caro Presidente, grazie per la sua cortese introduzione e devo dire che sono particolarmente felice stasera di partecipare ad una conversazione insieme all'amico e collega Fabio Russo, una conversazione che non è priva di significato in questo centenario del 1918, perché qui stasera siamo uniti dei due estremi, due venti estremi della patria, Trieste e Palermo. E non perché Palermo sia lontana dal fronte di guerra, ma perché appunto Palermo e la Sicilia hanno partecipato in larga misura alla conclusione del Risorgimento italiano nella vittoria della quarta guerra di due città che si affacciano sul mare, due città che possiamo considerare entrambe mediterranee, cioè una mediterranea insulare, l'altra mediterranea continentale, ma questo mare, qualunque chiamato in modo diverso, Adriatico o Mar Tirreno, è sempre parte di quell'unico mare che sta in mezzo alle terre, e questo è un po'
il significato simbolico che lega e che ci lega noi siciliani a voi Cristo. Devo dire, sull'onda di quanto ha detto il nostro Presidente, che la storia di questo conflitto che flagellò per 4 anni i popoli europei è certamente una storia in dimensioni, che richiede più punti di vista per essere ricostruita e più punti di vista per essere narrata, raccontata. E in effetti potremmo dire: è una guerra e due storie, oppure una storia e due guerre? Appunto, è la prima guerra mondiale, la grande guerra come la chiamano i francesi, o è la quarta guerra d'indipendenza come la intendiamo anche noi in buona parte per le ragioni del cuore, come appunto il completamento dell'unificazione politica nazionale? Certo, potremmo anche dire che è una guerra che ha una sfasatura cronologica: 14-18 la grande guerra, 15-18 la guerra italiana. E potremmo anche dire che la guerra che va dal 1914 al 18, secondo l'interpretazione di Ernest Nozze, è il primo tempo della guerra civile europea. Credo che l'amico Fabio Russo poi svilupperà anche questo tema nei confronti della contemporaneità e dell'attualità e della contemporaneità politica. Il secondo tempo sarà quello dopo le conseguenze della pace del Trattato di Versailles, la guerra 39-45, ancora una volta sfasata per noi 40-45. Sono due definizioni, evidentemente, due visioni, due forze, due visse a terzo che danno luogo a due esiti diversi, che danno luogo a due ricostruzioni, a due grandi narrazioni che non sempre sono collegate fra di loro. E la mancanza di questo collegamento la vediamo anche nella ricostruzione delle operazioni militari, le due storie. C'è una storia di guerra italiana con una figura, Cadorna e poi Diaz, c'è una storia di guerra continentale che ha la sua battaglia, Verdun, che ha Joffrey, due storie, due narrazioni. E dobbiamo anche dire che c'è un rovesciamento delle intenzioni. Perché? Perché appunto si parte, sì, la guerra inizia intanto per via di quella revanche per la quale i francesi da 7 anni in poi aspettavano la rivincita e il ritorno dell'Alsazia-Lorena. C'è per noi il compimento dell'unità nazionale, ecco un'altra narrazione. C'è la terza narrazione, il mantenimento della politica egemonica mondiale e dell'equilibrio continentale. La guerra nasce anche per questo, la egemonia, mantenimento dell'egemonia continentale già messa in atto dalla Germania di Guglielmo II, e invece il mantenimento della politica egemonica mondiale che corrisponde agli interessi della Gran Bretagna. C'è anche poi una guerra voluta dall'elite, è una guerra di massa, ma non voluta dalle masse. Anche questo è uno di quei paradossi per i quali molte, le masse e l'internazionale socialista non vuole la guerra in alcuni paesi, e i cattolici altrettanto la definirono poi con Benedetto XVI, il XV, l'inutile strage. È una guerra che gli scopi, è una guerra di punizione, si entra in guerra, contro la Serbia, per punire la Serbia, e dovrebbe essere una guerra circoscritta al teatro balcanico, limitata, periferica, una sorta di guerra lampo, così come era stata la guerra lampo 45 anni prima, quella di Bismarck, ma direi di Mocche il vecchio, nei confronti della Francia di Napoleone III. È una guerra veloce, appunto, contro un grande paese, l'Austro-Ungheria, contro un piccolo paese. È una guerra che viene iniziata per affermare un principio di legalità internazionale, ce lo dobbiamo dire. I terroristi non vanno protetti, ma vanno consegnati alla giustizia.
Ricordiamo lo sparo, l'uccisione a Sarajevo del Granduca Ferdinando, dell'Arciduca Ferdinando, il principe ereditario, che aveva sangue italiano nelle vene. Ricordiamo anche questo. Una guerra perciò risarcitoria del delitto commesso contro un principe ereditario di una grande potenza. E invece per quel rovesciamento delle sorti si trasforma in un meccanismo automatico delle alleanze che porta i blocchi continentali, la triplice intesa, la triplice alleanza, in una guerra a loro volta per l'egemonia dell'Europa. Cancella la prudenza della diplomazia che aveva sempre intravisto da Metternich in poi nelle guerre il fuoco di distruzione di un ordine internazionale garantito pacificamente appunto dalle cancellerie delle grandi potenze. Da Bismarck e prima di Bismarck, da Metternich in poi, questa era stata la regola della diplomazia, evitare le guerre. Ma Lenin, che capiva altrettanto bene di non già di diplomazia, ma di visione globale, strategica, di potenza, sapeva benissimo che il trionfo del, diciamo così, marxismo-leninismo, poi tu lo illustrerai meglio di me, poteva realizzarsi soltanto attraverso una conflagrazione universale. Volere la guerra per abbattere i regimi capitalistici e poi creare le condizioni per il soldo dell'avvenire. E da questa guerra, che è mondiale, nascerà appunto un effetto mondiale. La rivoluzione mondiale del comunismo che segnerà quasi tutto il secolo, anche se a mio avviso è più corretto chiamarlo il XX secolo, non già il secolo dell'Unione Sovietica, no? Ma il secolo americano. Perché? Perché il 1917 è uno spartiacque paradossale. Nel momento in cui Caporetto da un lato e dall'altro lato la rivoluzione nell'impero zarista creano le condizioni affinché gli imperi centrali possano vincere facilmente, invece nel 17 entrano in guerra gli Stati Uniti, tutto cambia e cambierà per sempre. Si inaugurerà non il secolo americano, ma anche questo, i secoli, pensiamo, americano. Detto questo, sorge qualcosa, ed è qualcosa che per noi italiani considereremo dopo la vittoria mutilata. In realtà di mutilato dal punto di vista politico non c'è niente, perché noi otteniamo tutti i risultati che avevamo sottoscritto a Londra il 26 aprile e che erano state la premessa per quello che si chiama lo sganciamento da una più che trentennale alleanza, la triplice alleanza, voluta, guarda caso, ed è anche questo apparentemente un fatto paradossale, voluta proprio dai governi della sinistra storica, per i quali Oberdan, no? Stavro, eccetera, si sentiranno offesi e traditi. Ma la sinistra storica e Crispi avevano visioni altrettanto egemoniche, per le quali l'alleanza con gli imperi centrali significava una presenza garantita e riconosciuta nei territori coloniali dell'Africa. Detto questo, il mito della vittoria mutilata. Il mito della vittoria mutilata, la mia lettura, è il mito dei caduti. La vittoria mutilata altro non sono se non quella giovinezza in armi che si sacrificò in questi campi di battaglia. Ed è la raccolta dei corpi nei cimiteri di guerra. Abbiamo 1840 circa cimiteri nuovi, motivi di pietas raccogliere i corpi, motivi anche igienici, separare i caduti e seppellirli anche per le loro appartenenze nazionali, custodire il corpo deturpato dei figli della nazione in armi equivale a custodire la memoria e a proiettarla verso le nuove generazioni. Serve per consolidare un consenso postumo. E ci sarà un consenso postumo
dal 1921 in poi, nel momento in cui il Vittoriano sarà trasformato in altare della patria. Il mito della giovinezza in armi ne parla anche Junger, e bisogna anche dire che la giovinezza, la bella giovinezza cui avrebbe sorriso una futura primavera intrisa di ebbrezza, di bellezza, qua qualche verso di qualche inno, canzoncina, ricorda e si collega, perché in questo senso è un'eredità, direi, più che naturale nei confronti del reducismo e dell'interventismo prima del reducismo. Allora, la giovinezza, la bella giovinezza cui avrebbe sorriso una futura primavera di bellezza, per l'incanto, per via dell'incanto di una vittoria a lungo desiderata, combattuta e sofferta, si ammanta alla fine di nero per diventare questa giovinezza sorella della morte. Anche qui nei canti, 25 anni dopo, si sentirà riecheggiare il desiderio di andare a morire, la bella morte in camicia nera, eccetera eccetera, dimenticando che quella bella morte in realtà stava al servizio degli ideali che erano criticabili e contestabili, e soprattutto era alleata ad un esercito che occupava militarmente la nostra terra. Ma questo è un inciso. Le antiche radici del mito della giovinezza vittoriosa si inaridiscono tra il 1914 e il 1918 sempre di più nelle terre d'Europa irrorate dal sangue dei caduti, mentre il tuono sinistro del rombo dei cannoni martella il passaggio dalla dolce rimembranza del focolare lontano ai funebri presagi che ogni giorno di guerra poteva essere l'ultimo giorno di vita. Il ricordo dei familiari è la consapevolezza che domani probabilmente non ci sarà più un giorno di esistenza per noi che combattiamo nelle trincee. Il felice racconto della giovinezza in armi, che si poggia sul mito collettivo della giovinezza dei popoli, che in quanto tali non hanno altra ricchezza da far pendere a loro favore nella bilancia della storia, se non la loro fresca e schietta energia di appartenere ad una nazione giovane e incorrotta rispetto alla ricchezza e alla sazietà dei popoli più vecchi di storia, si è fatto felice racconto di una giovinezza in armi iniziato nel maggio del 1915, si frantuma, come abbiamo detto, lungo i 3 anni del conflitto, e si frantuma nelle migliaia di storie di giovani vite spezzate nei mari, nei cieli, nelle trincee, nelle vette che furono il teatro di esistenze sofferenti ed ardite, umili ed eroiche, forti d'animo e di coraggio, impenetrabili allo scoramento e temprate dalla tenacia, sempre, comunque e ovunque pronte a sfidare il pericolo e ad osare di andare oltre la linea del fuoco nemico. A queste esistenze di eroi quotidiani in uniforme mancò in sorte il respiro immortale dei due poemi che tratteggiano il giovane eroe che perde la vita ma guadagna un nome imperituro. Mancò uno dei due poemi, quello che tratteggia il ritorno del giovane eroe che conquista attraverso la sofferenza delle battaglie la maturità della sua umanità nel porto sicuro degli affetti domestici. A queste esistenze di eroi quotidiani, indenterati più delle volte, no? Mancò la potente narrazione di un'Iliade e di una Odissea, ma essi ebbero pur sempre prossimo un poeta soldato che nell'oscurità della sua cecità dovuta ad un'azione di guerra li cantò nel loro slancio vitale e vitalistico nell'incalzare degli assalti contro i fili spinati. Nel notturno di Gabriele D'Annunzio splendono le gesta dei fanti, dei marinai d'Italia, dei cavalieri dell'aria. Nei versi di Ungaretti si solidificano le zolle del Carso, nelle foto del re vittorioso si fissa il primo reportage della guerra del popolo italiano, vista nelle immagini dei suoi generali,
e delle tante ricognizioni e fronti di battaglia. La guerra vista dalle immagini dei generali non è la stessa, non dà la stessa percezione della guerra vista sui cadaveri dei poveri fatti. Eravamo partiti, scrive un militare di Palermo, con l'inno di Mameli e il canto di Mercantini sulle labbra e nel cuore e la con la visione lucente della nostra baionetta invincibile. E invece no, noi trovavamo la montagna bianca, arcigna, inflessibile, bieca, trovavamo la guerra oscura, monotona, triste, trovavamo la vita passata ora nelle fangose trincee e nelle pantanose doline, ora sempre trovavamo fra le rocce affogate dalla canicola, spesso senza un giaciglio, quasi sempre senza potersi spogliare, con l'insidia sempre incompleta, con la morte che fulminava sempre nascosta e inaspettata, di giorno o di notte, sotto il sole rutilante o nelle tenebre finte. Dall'alto, appena si sporgeva il capo dalla terra, e dal basso, quando una galleria improvvisamente aperta scoppiava una mina e si apriva una voragine. In quella guerra, come disse un giornalista, i soldati italiani sembravano statue di terra sanguigna. E quale lezione di vita e di morte questi soldati avevano appreso nello spazio del tempo dei campi di guerra? Avete appreso a vivere sottoterra? Chiedeva loro Gabriele D'Annunzio in un calzante crescente. Avete appreso a vivere sottoterra, fitti nel fango fino alla cintura? Dentro il fetore della sepoltura avete appreso a prolungare la guerra? Avete appreso a mordere la mota? Avete appreso a mordere la neve? E quando non si mangia né si beve, quando il calcio si incrosta nella gota, e quando non si veglia né si dorme, quando mastichi il sangue del compagno e non sai e ti impigli nell'entragno caldo oppure ti volti su qualcosa di informe, avete appreso tutto questo quando vi siete trovati di fronte a tutto questo? Che cosa avevano appreso quei poveri analfabeti, denutriti, piccoli fanti? Avevano appreso che su quelle doline del Carso, su quelle montagne del Montegrappo e del San Michele, su quei fiumi, Tagliamento, Piave, Isonzo, c'era la patria di tutti. Avevano appreso che sul Piave non c'era altra alternativa, o tutti eroi o tutti accolpati. Avevano infine sentito inconsciamente risuonare nel petto l'antico incitamento di Calatafimi: qui si fa l'Italia o si muore. Il Carso, scrive ancora il mio prozio, allora colonnello della brigata Casale, noi l'abbiamo tanto odiato e maledetto e ora non sappiamo distaccarcene il pensiero e il ricordo. Gli è che sul Carso è rimasta una parte della nostra vita, una parte di noi stessi. Ogni pietra lì è una memoria, ogni pugno di terra è una tomba, i compagni nostri, gli amici nostri, i fratelli nostri, ogni zolla, ogni sasso, ogni roccia di quel tremendo terreno è carne, è sangue, è ossa dei nostri morti. Fin qui il colonnello Rodolfo Corsetti. La giovinezza, la bella giovinezza a cui avrebbe dovuto sorridere, come dicevo all'inizio, una primavera, fonte di promesse, di ebbrezza, di bellezza, per via di un'altra promessa altrettanto piena di incanto, la vittoria alata, non motivata, ovviamente, la vittoria desiderata. Questa giovinezza alla fine diventerà la compagna del quotidiano della morte. Dall'inutile strage, come l'aveva appellato il pontefice che portava il nome del santo benedetto patrono d'Europa, dal genocidio dei popoli d'Europa, asfissiati dai gas benefici, fatti a pezzi dalle mazze ferrate dei nemici, questo facevano appunto gli austriaci nei confronti dei nostri feriti, fatti a pezzi dalle mazze ferrate, stritolati tra le pallottole delle mitragliatrici,
e i chiodi acuminati dei fili spinati, da questa immensa tragedia umana collettiva cominciava a germogliare il mito dei caduti senza nome e senza voce, che dal loro muto silenzio evocano il grido di presente, qui ho presente, il sagrario di Re di Puglia. Le tre grandi croci in questo anfiteatro della chiostra delle Alpi e i gradoni dove ognuno in silenzio c'è scritto e scolpito presente e davanti i loro comandanti. Emanuele Filiberto, l'invito comandante della terza parte. Nasce il culto della raccolta dei corpi nei cimiteri di guerra, dei camposanti punteggiati da fili di croce allineate, le une accanto alle altre, le une dietro le altre, simili a schiere che uniscono anche nel sonno eterno plotoni e battaglioni di combattenti defunti. I figli viventi della nazione custodiscono adesso i corpi straziati dei figli della nazione che sono morti bracciando le armi per difendere l'onore e la libertà della grande e santa madre italiana. Nei cimiteri di guerra allora non si custodisce soltanto la memoria di un sacrificio collettivo, ma la si proietta per consolidare il consenso postumo delle nuove e successive generazioni italiane. La testimonianza di sangue si trasmuta nella testimonianza di una rigenerazione civile. Nasce dunque il culto della religione della patria e gli altari laici della patria prendono il posto degli altari delle chiese. Essi costituiscono le novelle are pacis dei tempi moderni, altari in cui il corpo del soldato senza nome ci insegna anche ad abbandonare l'uso della forza come risoluzione dei conflitti fra i popoli. L'altare della patria, cuore di devozione plebiscitaria, rappresenta simbolicamente il tabernacolo laico che costituisce e custodisce la vittima sacrificale del soldato italiano. E se a Roma sta sotto l'ombra della vittoria alata, a Re di Puglia invece abbraccia lo spazio sacro della chiostra delle Alpi ed è sovrastato dalle tre croci della passione di Cristo. A Re di Puglia, lungi dal monumentalizzare la morte dei caduti, aleggia la pietà umana e cristiana, mentre nel crepuscolo della sera quegli eroi fanno da sentinella alle future sorti d'Italia. Chi per la patria muore vissute assai, e muore giovane che è caro agli dèi. Anche per la gioventù europea del XX secolo vale l'uno e l'altro motto. Non muore già mai però che è caro al proprio popolo. E via alla conclusione. Il mito del soldato morto senza nome è dunque un simbolo perenne che lega l'antichità alla modernità politica. Esso però nella sua essenza è mito esistenziale che tocca la profondità della vita e della morte, il mistero del coraggio e del sacrificio, in modo tale da insegnare esemplarmente la nobiltà della virtù, la dedizione indefettibile a una causa, la fiducia in un destino aurorale di pace per gli europei che verranno. Grazie. Bene, questa esposizione molto toccante, devo dire, di Manlio Corsesi ci rievoca le speranze e le pene che hanno punteggiato lo svolgersi e concludersi della guerra, il culto che è scaturito per gli eroi, un culto che è di tutti i tempi, insomma, naturalmente. Il culto degli eroi era già praticato vicino alle loro tombe. Qui non credo che ci sia altro commento da fare se non il silenzio, la riflessione. È stato un conflitto che ha causato molto dolore, molta pena. È stato anche, però, il prezzo che si è dovuto pagare per una compiuta unità della nazione. Unità della nazione che
si ritrova, appunto, come diceva all'inizio l'amico Nandio, da Trieste a Palermo, e che non poteva fare a meno di queste conquiste per consolidare un sentimento nazionale nascente, già con le guerre di indipendenza, ma con questo ultimo conflitto portato a compimento storico. Io non ho altro da aggiungere, se non naturalmente i complimenti per chi ci ha portato in questa atmosfera. E credo che sia opportuno invece passare ora la parola al professore Fabio Russo, il quale affronterà la tematica da un altro punto di vista, tant'è vero che lui parlerà più del dopo, cioè dei problemi tuttora irrisolti 100 anni dopo questa ultima guerra, e del prima, di ciò che l'ha causato, senza mancare di gettare uno sguardo da competente com'è sul panorama culturale, vero che è fiorito all'interno e in conseguenza di questa grande guerra. E quindi do direttamente la parola a lui. Grazie. Ringrazio il nostro amato Presidente e accanto a lui vorrei dire non meno l'amico e collega carissimo Mario Forselli, dirò, con il quale ho scritto il mio lavoro in fratellanza tematica e consonanza di idee, nel quale lavoro, conoscendolo, trovo ora risposte o motivi per cui io rispondo un pochino, anche se non si se ne accorge magari abbastanza sulle prime, ma in un accordo che ora si sente e si riscontra con un po' di pazienza. E se posso pregare un po' di pazienza per me, in quanto parlando parlerei in breve, ma l'argomento mi accende. E mi accende di quell'appassionamento che mi viene anche dalla sua relazione, mirabile e esemplare. È un peccato che non la si conosca nelle sue linee tematiche così chiare, così profonde, appassionanti, come ha detto il nostro presidente Gianfranco Romagnoli, così appassionanti da lasciarci una traccia veramente toccante. E entro nel mio argomento, io guardo in avanti come uso fare guardando indietro, guardando le cause, e mi chiedo, motivo conduttore, cosa è rimasto? Rispondo subito senza spiegare il perché, anche se io amo il perché, non mi basta che la pentola bolla a 100 gradi, mi occorre sapere in senso fisico perché. Io sono, su base italianistica, innamorato pazzo di elementi emotivi anche interdisciplinari comparati e quindi di collegamenti. Quindi, perché e cosa è rimasto? Guardando avanti, cercando le cause indietro, vorrei dire che è rimasto ben poco nobile, ben poco di misericordia per chi? Per tutti quelli che sono morti. E si dovrebbe piangere, non per sentire un organismo inerte e povero e narcisistico e piegato su se stesso, ma per tutti quelli che sono morti per noi, per la patria comune, direi non solo per l'Italia, che patria è ancora un nobile termine, ma poco capito, ma anche per l'Europa, nel quale termine c'entra il nostro stare presenti insieme con gli altri. Io questo lavoro
l'ho scritto pensando mentalmente, conversando, chiedendo parere all'amico Manlio, al quale devo alcune considerazioni che mi interessa sì farlo dalle nostre conversazioni sull'Austria, sull'impero imperiale, eccetera, eccetera. Prendi nota che cosa sviluppiamo. Una di queste che mi è caro, ma qui mi va un po' di tempo, ma devo dirlo, è che l'Austria, in quelle sue, chiamiamole, strategie nefaste, aveva dimenticato Venezia e lo ha preso da lui, me l'ha messo lui in evidenza e glielo dico, grazie. E aveva preso di mira, come più interessante per lui, quella città che oggi si chiama Imperiale, che è qui a Lerma. Pensiamo alla stele con la colonna, alla Madonna e la base, e il basamento dove è scritto di fronte a San Domenico, città imperiale, e ci si riferisce, lo sai meglio di me, così e così. Per cui io mi trovo, venendo da Trieste, in una città, non dico più imperiale, ma di nobiltà imperiale, qual è Palermo? Molto bene. Un termine imperiale che noi triestini non è che sia mai piaciuto molto, ma ci sono quelli che hanno strategie anche attuali. Vado un po' avanti per tornare indietro, ma il tempo mi corre e spero di farcela. Per quale? Per la qualcosa, questo impero o imperialità è bella, per non dire brutta, è cosa molto amata anche oggi, da una linea per cui si deve andare indietro, ma non alle cause in senso obiettivo storico, chiamare e vedere come sono andate le cose. Per vedere tendenzialmente, tendenziosamente, cosa conviene sopire oggi. Perché oggi si vuol sopire molto e il modo, vorrei dire, mi scappa e non dico un aggettivo che non uso, il modo invece improprio. Andiamo tutti d'accordo, accogliamo tutti, diamo inchino a nostro Signore, al principio dell'accoglienza che segue, comprendo e sono toccato, ma mi fa pensare un altro tipo di presenza massiccia, calcolata, voluta, sul quale mi fermo, mi interrompo, come parentesi mia, e come interrogativo che rimane aperto e sul quale molto discutere. Ma questo che cos'è rimasto, che è il mio motivo conduttore? Pronto? Per il quale trago anche molto rispetto a Manlio, da quello che ha detto pure, anzi, proprio ora, è questo. Come si viveva al tempo della prima guerra e anche poco e abbastanza prima dalle guerre di indipendenza e dalla prima guerra del 1848, per cui i disastri della prima guerra non sono saltati fuori tutto un tratto come un rospo malefico dallo stagno putrido, sono venuti con lunga, come posso dire, strategia ipocrita, qui mi scappa di dire l'aggettivo, e quel imperiale governo che hanno saltato, come è stato detto, ha fatto a pezzi tanto di noi, in quelle, sulle sponde di quell'Adriatico che era il Mediterraneo per eccellenza, era quello il Mediterraneo in senso storico, cronologico e di significato. Allora, domanda necessaria, cos'è rimasto, in quanto io non dico la prima grande guerra, ma semplicemente la grande guerra, a distinguerla dalla seconda, infelice, nefasta, vistosa nel male delle conseguenze che viviamo. Tutti i problemi ancora aperti. Alcuni punti precisi io li guardo così con questa tacenna o strategia populistica per me con lente e luce, e mi si perdoni del particolare, anche così di precisazione.
Ciò premesso, pure della prima viviamo le conseguenze, che vorrei dire positive, direi necessarie e gravi, ma di grave necessità o forza maggiore, quale? Il togliersi da quel giogo che aveva impresso l'Austria ai popoli che c'erano sotto di lei, e perciò svilita o sprecata e frastornata da un andazzo comandato. Di rinnegamento ignorante di proprio e quindi tendenziale. Ci si impongono due termini: nazione, per tutto questo, o andamento nazionale, e patria, con la P maiuscola, come la terra, anche matria, madre dei popoli e delle radici, delle popolazioni, delle loro radici e di una conseguente identità, detto identità con la maiuscola. Due termini di enorme portata ciascuno. Gramsci, guardate a chi non ha visto, Gramsci, con il suo concetto di, tra virgolette, letteratura nazional popolare, per il quale ci vorrebbe uno studioso, ci vorrebbero due studiosi onesti, come Bruno Maier, mio professore di letteratura italiana, e il, non sfugge il nome proprio, e Semama, non Semana, Semama, professore di filosofia politica, che aveva considerato, non nelle linee tendenziosamente di sinistra oggi, esagerando quello che uno ha detto nella linea della linea sinistra, e aveva considerato il concetto, tra virgolette, di letteratura nazionale popolare. Dunque riprendo Gramsci. Letteratura nazionale popolare. E Chabot con, tra virgolette, l'idea di nazione, tra virgolette, l'idea di nazione, che è anche il titolo di un suo ben noto studio. Rilevante le terre che sentono le loro radici, rilevante, se inteso sentire, rilevare, non rilevante rilevare, rilevante considerare le terre che sentono le loro radici, la Sicilia, l'Albania, anche fuori dai confini suoi, quella degli Arveresce, la Venezia Giulia con l'Istria e la Dalmazia sul mare, con la loro parlata italiana autoctona, e giù di lì, per via di Venezia, per virgolette, con uso di via Venezia estesa, intendo non solo la città, ma pure la veneticità di cui mi sono occupato all'Ateneo Veneto, parola piuttosto trascurata che utilizzo di proposito. Questa degli Arveresce, con la loro identità, gli albanesi fuori dall'Albania, detto un po' ad aspetta, l'ho imparata qui, con tutti i particolari che si sanno, giugno degli Arveresce, ho imparato qui tante cose, e anche dal carissimo Cerchi alla morte, che mi ricordo con il nome rappresentativo anche di altri, e la veneticità estesa, perché la veneticità estesa non è Venezia, ma è quel essere veneti che riguarda proprio le terre sulla sponda orientale dell'Adriatico, che parlavano in modo naturale, autoctono, italiano da secoli. E Ragusa, la Repubblica in competizione con Venezia, Venezia città come leadership nei mari, Ragusa, che era la Ragusa per eccellenza, la chiamavano così, e la Ragusa siciliana, per distinguerla dalla Ragusa per eccellenza, come vuole, ma ci si ricordi di quello che c'è. C'è
c'è stato nella storia, non in aspetti sentimentali o patriottici esagerati. Chiamiamoli patriottici giusti e oserei dire necessari, anche per non negare se stessi e la terra e la sedia dove si sta sedendo. Ciò premesso, dicevo, nella grande differenza tra le due abbiamo il senso di lealtà nella prima, richiamandoci alle guerre antiche leali, direi tra virgolette leali, per Leopardi, e alla figura dell'eroe, la figura isolata fulgida, questa dell'eroe, nella seconda guerra. Pensiamo, ma caso piuttosto isolato, perché tanta lealtà nella seconda guerra non c'era, salvo chi ha scopato per contare del morto. Dunque, Amedeo di Savoia, duca d'Aosta, ammirato dagli inglesi e di tutto rispetto e da togliersi tanto di capello. E anche, non solo il singolo, la personalità singola di Amedeo di Savoia, duca d'Aosta, ma anche nella seconda, oltre che questa personalità, la personalità, anche il gruppo, però isolato pure, il valore dei combattenti nostri, dove? A Capo Matapan, nelle pagine di Zappi, che egli ricorda nel suo libro, costituito da più saggi, intitolato Cromache terrestri. Aggiungo, casi di eroismo personale, non è che io vado avanti e indietro, rimangi le parole già dette e entro in contraddizione con me stesso, mi permetto di dire no, ma in perfetta, piena, lucida, consapevole volontà e coerenza mia, mi si scusi questo modo acceso che non è personale di forma antipatica verso le persone presenti più di me. Dunque, eroismo personale, non solo nella seconda, ma nella prima, non le dimentichiamo, come Pierre Michat, o Michat, chi è costui? A Torino, appunto, Pietro Micca, e c'è pure la via dedicata a lui, via Pietro Micca, oggi, da tanti anni, quando è stata aperta, cosiddetta diagonale, che collega le due notevoli, importanti piazze, dove io in una delle due avevo appuntamento con mio zio che ci stava lì a Torino, mio zio Dante, fratello di mia mamma, e ci si doveva trovare tutti lì in piazza Solferino. Io ricordo non solo la prima attesa, ma anche l'attesa gradita con questo mio zio assai caro, con il quale, dal quale ho imparato a remare un pochino ragazzino, di 10 anni su un po', davanti a Valentino, dove c'erano le canottiere, le sedi dei canottieri. Dunque, via Pietro Micca, Pierre Michat, che era scoppiato, saltato in aria per difendere la causa piemontese sabauda. E la prima principale differenza è la dimensione corale, quanto dovrei dire ancora, ma intanto ci sto ancora, sono a metà. E la dimensione corale, sottolineo, dell'eroico, che abbiamo incontrato, cominciato a sentire con Leopardi. Esattamente, egli parla sì di eroica, ma di lealtà con le guerre che erano a cospetto del nemico. A tu per tu con il nemico, non guerre, stavo per dire, telecomandate, per guerre di gruppo, guerre un po' generalizzate, dove non si vede più, ai tempi suoi, figurarsi noi, di Leopardi che ha visto ultra avanti, non solo oltre il suo tempo, ma oltre anche gli altri, forse anche oltre il nostro. Dunque, una guerra dove c'è mancante, e deve essere,
il senso corale dell'eroico. E dove viene fuori questo? Ma la mia domanda tipo leitmotiv, motivo ricorrente, cosa è rimasto? Ma proprio sì, questo senso dell'eroico, questa dimensione nuova, la passione dei nostri combattenti, non meno quella silenziosa affiancata dalle donne portatrici di viveri, di medicinali, che come i militari si arrampicavano fino alle trincee, di nascosto, di notte, non viste, con rischio, freddo, difficoltà per muoversi, e tanto da dire che, inchinandoci nel senso di misericordia, anche per loro da essere grati, dobbiamo avere, jamais la guerre. Monsieur de Sebien, moi-même, scusate, lo so bene anch'io, jamais la guerre, dopo. E rispondo un po' così, a distanza, alla che mi ha commosso la tua di esemplare linea anche per gli altri da avere come preziosa. Nel mio mentale colloquio con te, lavorando per questo ma anche per altre cose, dunque, e allora corale dimensione dell'eroico, i nostri combattenti e le donne che venivano affiancandosi senza combattere, senza uccidere, se gli fa puzza sotto il naso che si uccida anche lei. Però vi era per diventarsi, per liberarsi da quel giogo soffocante dovuto a quell'impero per il quale noi italiani e i triestini non erano tanto contro Tudor Parenti, contro l'Austria, ma contro, e non tanto nemmeno quell'impero, ma lo avevo detto, lo dissi già qui l'altra volta, contro quel casato, nome e cognome, e non nome, perché dovrei alzarmi in piedi di latte, non nome, quel casato che aveva tolto, come dire, il primato magico di leadership europea a Praga, dove erano stati fucilati, e cosa dico, mica gangster, ma quasi, da quel casato, cittadini di, come si dice, di Praga, impiccati cittadini di Praga, che era in ottima consuetudine culturale con l'Italia del mondo mediterraneo dai tempi del 1400. Tanti particolari non posso dire. Allora, questo silenzioso affiancarsi a donne che hanno soccorso, aiutato, avuto misericordia e non hanno ucciso nessuno. Hanno soccorso, se vogliamo essere cattivi, e chi ha ucciso? Ma chi è stato ucciso? E chi ha ucciso per liberarsi da quel gioco? Lo dirò tra poco, se il tempo me lo consente, e se io non divago, anticipando un po' altre cose, che casomai, se mi si permetterà, potrò leggere fuori dalle parole mie come due rapide citazioni dall'una e dall'altra cosa indicate qui. Dunque, per tutto questo, per Bacco, vedere le immagini, per me, in tre dimensioni di allora, al liceo classico Garibaldi, qui retto anni fa, così dal preside Antonio Mercurato. Il senso dell'eroico e della fratellanza e l'accompagnamento culturale e artistico, che è stato ricordato, e qui ho questo mio studio che circa invitato prima dal nostro chiamato presidente, l'attività di Carrà e Giorgio De Chirico dal fronte in ospedale tra crisi di nervi e pennelli. Ed è una pagina, la pagina Culture e Spettacoli di alcuni mesi fa per il quotidiano di Trieste, un piccolo. In questo tempo abbiamo, che ricordo anch'io, non sono sempre nelle battaglie, né voglio apparire io da news, come
anzi dice, dice bene e ho imparato tutto quello che si può dire di bene e dire in termini parole di qui, me lo tengo carissimo, ne voglio apparire io a mia volta da annuncio. E dunque abbiamo che cosa? Abbiamo questo accompagnamento culturale artistico con quello che ha detto Giamandi, con quello che c'è qui, con quello che anch'io ricordo anche agli studenti miei, perché non posso vedere contrasti e opposizioni quando non sempre ci sono. Ci possiamo ricordare di Fratelli, di San Martino del Carso, combattente Ungaretti, assieme con altri, come Guido Tedesco di Trieste, Bonaventura Tecchi di Roma, esattamente di Viterbo, per essere più precisi, di Bagnoregio, con Civita di Appresso, per la quale tanto ha fatto e lavorato, Civita di paese che muore, per Palanchi e Rosmeno. Bonaventura Tecchi, venuto su a Trieste, fratello, amico carissimo non solo di Guido Tedesco di Palestina, ma di Gianni Stuparic, venuto su, 23enne, volontario, con i suoi, che ha scritto i suoi taccuini del 1918. Taccuini di che cosa? Elemento di cultura che non va così correntemente, non passa per evidente, ma un po' per via indiretta. Nunzia di Coro, 1991, taccuini del 1918, che sono taccuini non di guerra, ma di quelle delle riflessioni che un combattente come lui, che era stato pure ferito, aveva scritto in quegli anni e in questo periodo così difficile, osservazioni culturali molto interessanti. E non posso dire altro, l'ho riportato qui, ma era un po' grosso, un po' grande, e c'era anche, penso, le ragioni economiche così. Mentre c'è quest'altro bello, novembre del 1918, la fine della Grande Guerra, la battaglia di Vittorio Veneto e l'armistizio di Villa Giulia. E cosa dico di Villa Giusti? Gratitudine di Villa Giulia. Villa Giusti, che è un inserto con il volume del quotidiano di Trieste, un piccolo. Dunque, ecco. Io tenace cocciuto come sono, perché tutto ciò? Ma per il bisogno impellente di libertà, proprio di quelle popolazioni, di quelle nazioni o gruppi etnici che tendevano a distinguersi o a liberarsi dal giogo dell'impero austriaco. La libertà di chi e da chi, quale dei due da preferire, delle due popolazioni, di chi, da chi? Io lascio così, detto, e dico, chi ha scritto questo? Parini. Parini, come librettista, non solo ha fatto le cose che ha fatto, Gerbardevoli, ma è stato, ha steso anche il libretto per musica intitolato Ascanio in Alba, dove si parla, per via metaforica, trasfigurata e simbolica, della imperatrice d'Austria, aveva concesso un porto franco a Trieste, aveva fatto tante cose abili, e al quale non immaginando un Ascanio si rivolge dicendo, ma noi siamo tutti in un impero illuminato, e possiamo muoverci contro l'oppressione che soffriamo. Il mio amico e collega Giorgio Veroni, che è stato in questo video, in mano tutta la pubblicazione di un'edizione, cosa dico, nazionale di Giuseppe Carini, ha scovato questo e me l'ha detto, sai Fabio, tu che ti occupi della seconda guerra, anzi della prima, e ti potrebbe interessare, c'è questo, e me lo ha dato, e io lo rimando come richiamo automatico doveroso.
Dunque devo correre. Adesso c'è appena il secondo paragrafo di 4 pagine che ho, ma alcune cose ho già anticipato. Come valutare tutto ciò? Perché mi importa, sai, nel mio appassionamento tematico, di trovare una guida o un'ancora, non la cosa di qualità, ma con un certo ordine, non l'ordine preciso, pedante che ho. Mi piace anche un po' di disordine, ma di coerenza quella sì ci vuole. E come? Credete che io sappia che debba leggere? No, lo sono scritto io. Come valutare oggi tutto ciò? Ma secondo un metodo di lavoro. Secondo un metodo di lavoro. E cosa abbiamo? Da un lato i fatti, due punti, la grande guerra. Dall'altro la loro valutazione, due punti, 100 anni dopo. Con l'aggiunta mia, che cosa è rimasto? Non mi sta parlando. Non mi si dica jamais la parola, che griderò dopo se avrò non fiato di tempo. Dunque, l'opinione pubblica. La risposta anzitutto su due piani, degli studi e dell'opinione pubblica. Quelli, e questa, non sempre imparziale, si pensa a menzogna, alla difficoltà di intendere i fatti in un quadro storico di là dal loro essere accaduti, così come sono, è già un sistematico, sicché non dovrebbero nemmeno accadere o non dovrebbero nemmeno essere valutati, salvo sia accadere, ma nemmeno quella da fin fine, perché appena noi diamo un quadro obiettivo senza finalità comunque, già sistemiamo quei fatti. Lo strascico deriva di problemi rilevanti e dei fatti storici e dei loro propri assetti politico-geografici, come gli stati germanici e la Polonia molto tempo dopo, nella seconda guerra, riguardo Danzica, come ovunque ambito, come qualunque altro luogo che sia lo sbocco al mare, in particolare l'Austria sull'Adriatico settentrionale. Ecco il richiamo a Manlio, di prima non dico altro caso da richiamare altri ancora in questo senso. Qui pure, dunque, le due cose si intrecciano, riprendendo la linea del nostro discorso, riguardo proprio conseguenze, effetti aperti, quali spine non sempre risolvibili. Due punti, confini, da rivedere libertà linguistiche di talune minoranze, e simili altre situazioni sul piano pratico di comportamento pacifico oppure difficoltoso. Vogliamo per questo complicare mettendo altro problema in più? Forse sì, giusto l'annuncio. Ora, da aggiungere, la seconda guerra, due ben diversi significati, con due paesi significati grandi, e non basta una seconda guerra, la lunga pace degli Stati Uniti d'Europa, a quali di potersi chiamare così, e andrebbero alcuni esempi e devo troncarlo. E non c'era pure il complesso periodo da non dimenticare fra le due guerre, noto certo come periodizzazione storico-letteraria e storico-politica pure, teso a intendere qualcosa di non sempre molto oggettivo. E da questo non sempre molto oggettivo viene la mia considerazione, che complicato mettendo sempre più carne al fuoco. Perché non si dovrebbe mancare di allargare l'occhio ad altre situazioni del mondo, ora volendo mirare con uno zoom il problema?
dunque perché eccetera, sarebbe punto di domanda fin qui. Ora, volendo misurare, mirare con uno zoom il problema, che rimane per me la lezione drammatica di libertà dei popoli d'Europa, soffocati da un assetto politico insociale, invivibile, infelice sotto l'aspetto sociale, politico, umano, morale e financo religioso, dell'impero, precisamente quella casa infelicemente regnante e impropriamente regnante. Lo dirò dopo se mi si lascerà una citazione di cose assai interessanti, non mie, ma da dire come un allegato qui che ho già sbirciato e che non leggo. Questo regno, impropriamente mirante e impropriamente regnante, parole non mie, virgolette, il peggior danno all'Europa, il peggior danno al quale aveva mirato contro, mirato negativamente, Gianni Stupas e Guido De Vescovi a Trieste e altri triestini, cercando di instaurare in Trieste né campagna di studio, un fatto storico, il peccato che non si sappia, non si dica, in modo da stabilire qui a Trieste un centro di organizzazione in senso mazziniano libertario degli Stati Uniti d'Europa, mandato a catafascio, per non dire male, dall'impero. E allora, il peggior danno, ho scritto qui dietro. Questo filo, qui lascio eroica la prima guerra, non altrettanto la seconda, aggiungo anzi un termine, un aggettivo che uso quasi ufficialmente di proposito, la seconda guerra, che non dico grande, ma terribile. Quindi la prima grande guerra, la seconda terribile guerra. Chiuso. Sarebbe interessante, ma chiuso, e viene il terzo paragrafo. Come sorgono le spinte nazionali? Risposta, guardando indietro, su esigenze, le abbiamo oggi le conseguenze, su esigenze latenti, insensibili. Ma considerato il diverso modo di stare insieme fra le genti di un ben diverso territorio, come quello germanico del Sacro Romano Impero, particolare quello d'Austria, dove guidava e al tempo stesso faceva da punto di arrivo il fattore religioso, un coesistere protrattosi, affermatosi proprio nell'impero d'Austria. Dunque dall'impero del Sacro Romano Impero, diciamo ancora medioevo, anche se è passato molto in avanti, all'impero d'Austria più recente, più moderno, insomma più vicino. Noi ricordiamo il nostro imperatore qui di fronte, ritenendo che è San Domenico Maggiore. Per tutto questo, il vescovo di Trieste, Bonomo, aveva chiamato da più parti persone diverse, non solo italiane locali, a parlare, anche favorito dal fatto che Trieste, come grande centro dopo l'istituzione del Punto Franco, era a carica di dirigenti di tutti i tipi, che imparavano a, come posso dire, dimesticarsi con la parlata triestina e con l'italiano e sentirsi loro italianizzati come il più caro che cielo di benedica in greci, che oramai sono cittadini italiani da secoli, e quanti Psacharopoulos, Stavropoulos e altri sono a Trieste, fanno capo alla nuova chiesa greco-ortodossa, sulle Ande, e ovviamente anche noi,
eccetera, eccetera. Dunque, popolazione di diverso tipo in una Trieste che brulicava di velieri, di navi da chiudere la vista sulle rive e di uomini d'affari come, come si dice, i servi. Qui tralascio tanto, ma mi va da dire, si fanno sentire a un certo punto le istanze etniche di identità nazionale. Ecco perché ci sono i moti anti-Austria, che ho accennato prima, già dal 1848, proseguiti non solo in Italia, in un'Italia riunificantesi nel secondo Ottocento, ma anche in quel secondo Ottocento, ma visto e primi del Novecento, già visto verso e nella prima grande guerra, grande sì, che è quella di Nazario Sauro, che è qui, chiamato da Ranieri Comis, uno studioso triestino molto per bene e obiettivo e capace, ahimè morto da poco, Ranieri Comis, che è intitolato Nazario Sauro, titolo che continua, il Garibaldi dell'Istria, assassinato perché infedele all'Austria, lui che era scappato via, ma di nascosto era stato, si muoveva di nascosto e di nascosto era stato come rapito e riabilitato all'Austria Metasta, a quell'impero e a quel casato, e quando era stato lui di Pola, di quella Pola di cui era nativo Sergio Endrigo, che tutta Italia ignara di se stesso, dice che bello Sanremo, e finché la barca va, era il pianto di lui di Pola per i 360.000 italiani staccati via da lì, e quanta tristezza in quella canzone che tutti noi italiani, ahimè, ascoltiamo solo sull'onda beata così di Sanremo. Dunque, il Nazario Sauro, la cui madre, per non tradire il figlio, perché gli avevano chiesto se era quello suo figlio, lei pure di Pola, in italiano naturalmente, aveva risposto di fronte al figlio che aspettava di sentire il verdetto di riconoscimento della madre, lei di cognome De Pander, tipico cognome istriano, Sauro e altri, non ha risposto, sarebbe lanciarsi in piedi, non lo conosco. Ho una madre viva da questo, altro che gridare tante cose. L'armistizio di Padova, viene costituitosi a Padova, a Villa Giusti, con il volume che ho indicato qui, del quale non dico altro, e cosa fare in quei momenti durante la guerra, che alla fine è venuto dall'armistizio con tanta difficoltà tra Caporetto e la passione per farcela, perché c'era anche la passione per farcela, ancora più che ci ritorna indietro, che c'è, non va trascurata e va proclamata con il senso che il cielo mi perdoni, di misericordia, alzandoci in piedi e grati al nostro Signore, mi scuso per nominarlo poveramente, mi dico in vano, ma poveramente. Dunque, cosa fare in quei momenti così difficili, supremi di disperazione? Lasciarsi soffocare o difendersi? E fino a che punto difendersi? E difesa, in che modo legittima? Problema aperto che avevo indicato prima, al quale non oso rispondere, salvo il mio grido che dirò dopo, jamais la guerra, e già lo so, ma anche, faccio una parentesi da chiudere, avviandomi a chiudere, chiedo scusa, ma sono cose che è un peccato che non si sappiano, non perché venga io a dirla, dare disturbo o impiegare
tempo da parte di chi è più di me, ma per cose che vanno dette, che vanno sentite e ricordate. Dunque, perché Germaine Laguerre mi indigna? Perché lo so anch'io, ci ho pensato da me poveramente, e quando per i miei studi riguardo un convegno sul Piemonte, al tempo dei Savoia, prima fase, seconda fase, lascio perdere, ma promosso, organizzato dall'Università di Torino, e c'era il mio collega Marziano Guglielminetti che se n'era occupato, un altro da par suo. Dunque, io avevo incontrato, per studi che avevo cercato io, grato anche alla mia collega, amica, collega francese, ma che insegnava la mia facoltà di tradizione dal francese in italiano, cioè viceversa dall'italiano in francese, Lucien Fibois, Lucien Luciana scritto Furois, vuoi dire Furois in buon francese con la buona R francese, Fibois, che era anche amica mia e di famiglia nostra. E dunque mi aveva insegnato tra varie cose e tematiche e autori francesi a un autore francese di origine italiana, Jean Giono, che aveva scritto nei suoi Écrits pacifistes, appunto scritti pacifisti, lui innamorato pazzo dell'Italia e stando in Francia nella provincia, guardava Provenza guardando sempre, guardando verso Oriente, pensava all'Italia, ed eccolo arrivato in Italia con tante sue opere interessanti che nemmeno nomino, aveva scritto questi Écrits pacifistes, Jamais la guerre, che ho imparato lì da lui. Poi ho sentito, sapendo che non bisogna rendere offesa agli altri, salvo legittima difesa, come intenderla, ho sentito Papa Wojtyła, con tutte le considerazioni tragiche e cruciali per lui, perché ha detto, quando lui stringe al collo, cosa facciamo? Ci lasciamo soffocare? O reagiamo? E anche la guerra lì aveva aperto un pertugio che non posso indicare, anche che sfiorandolo così, anche per non mancare di riguardo verso questo grande fratello, così importante, Papa Wojtyła, ripreso poi da Papa Benedetto, che sta in cima alla mia ammirazione, anche quando viene un po', è stato un po' emigrato, perché scarpe rosse suonava dal suo pianoforte. Benedetto, mi si scusi il bisticcio, Papa Benedetto, e commosso, ho sentito la parola ripresa sulla voce. Ah, pensavo mi si sentisse troppo, mi trovavo. No, no, non si sente molto poco, e anzi, la voce è anche molto. Sì, e qualche volta ha ragione, guardo un po' in giù, penso. Sì. E dunque, ripresa da Papa Francesco, che pure al Sacrario Dire di Puglia ha detto le cose che ha detto, credo che non abbia voluto mancare di considerazione verso suo nonno. Parente, non mi ricordo di qual grado, io le parentele le confondo sempre, ma verso suo nonno che era venuto a combattere nella prima grande guerra ed era morto. Ed è ricordato nel Sacrario Dire di Puglia. Vogliamo anche dire anche questo in vano? Mi permetto di dire e osare di chiedere a Nostro Signore se si possa dire non in vano. Mi scuso per tono così forte, che non sono qui, ma quasi elevato. E dunque il mondo, per tutte queste cose e altri, considerando i tergestini ovantes della prima grande guerra, e Venezia, che aveva le sue mire espansionistiche anche a danno di Trieste, seppure per scovare i ladroni sul mare, le cose che non dico, dico ancora che
Trieste si batteva così, ma perché? Perché abbiamo situazioni molto spesso, anche nell'opinione pubblica, anche oggi, conseguenze di oggi, guardando le carte indietro, deviazioni, anzi devianze, di natura, che sono malintesi. E allora, quanto di malintesi c'è a questo mondo? Il mondo è pieno di errori, ma lo diceva già di Romano, non meno aggiungo io, di malintesi, sapientemente, magari, coltivati. Allora io dovrei dire, per chi non è stufo e mi ha detto che non mi si sente abbastanza e occorrerebbe che mi si sentisse di meno come riduzione di tempo, io ho, riguardo l'amato Biagio Marin, da chi è in grado di conoscerlo e capirlo, e dal nostro meno amato presidente Gianfranco Ordinoli, dunque dice questo che mi so qui per curiosità tua almeno d'occhio, dunque dovrei dire quello che lui ha considerato che sarebbe una risposta a Manlio Corselli, una risposta di quello che gli italiani fanno, vivono e dicono nella seconda grande guerra e nel secondo dopoguerra immediato come conseguenza di quello che non avevano capito neanche prima, nella prima grande guerra. Questo. E poi il motivo che mi riservavo di lasciare in fondo di Vittorio Emanuele Orlando, nel suo discorso vibrato, casomai lo leggerò di nascosto un momentino, riguardo il rapporto con la Slovacchia. Ruggero Orlando, cosa dico? Vittorio Emanuele Orlando, che era coadiuvato nella sua funzione di ministro dal veneto Giuliano Francesco Salata, nato pressoché Kelso, di fronte più o meno a Fiume, nella cittadina di Ossero, poi trasferitosi a Roma. E c'è una mostra al riguardo, pubblicata, non dico nulla, qui ho le indicazioni anche scritte, nella mia giornata su tutto questo complesso quadro c'è uno spirito di collaborazione, quando possibile, di fronte alla prepotenza imperante e a forzati di fronte ai forzati interventi bellici. Il congresso di Roma, appunto, si era configurato sin dal discorso di Edoardo Benes, fermo e vibrante sull'importanza di tale patto o congresso di Roma, quando nello spirito mazziniano i popoli combattevano non per uccidere, ma ecco l'estremo mio finale ritorno indietro che dà il là al nostro stare forte di guardare e vivere in avanti, stretti da quel impero soffocante per il quale non basta avere una moneta unica, non bastava, anche noi abbiamo una moneta unica, tanto per fare un esempio, non basta avere strade e collegamenti e corridoi, ci vuole altro. Scanio in Alba, dove ero carino, che non era certo un sentimentale. Vabbè. E allora è Edoardo Benes che aveva detto durante il congresso in nome del Topfer-Russin, del Consiglio Nazionale dei Paesi Cechi e Slovacchi, ecco nell'ampio discorso, dell'ampio suo discorso, la ferma dichiarazione propositiva che si dovrebbe tenere più presente, virgolette, noi siamo tutti d'accordo nel riconoscere che lottiamo con estrema energia contro l'Austria-Ungheria, perché l'Austria-Ungheria come sistema politico e sociale, virgolette di citazione, è uno dei mali più terribili della società attuale, quello che ha sballato i piani agli Stati Uniti d'Europa di Gianni Stuparitz,
Guido dei Vescovi nel configurare a Trieste impiantare a Trieste una configurazione di un centro operativo di come si dice confederazione degli Stati Uniti d'Europa. E dico questo, posso leggere ma non posso dire più altro che questo, mi si perdoni. Le bandiere rosse che c'erano di Garibaldi le avevano anche soggetto al plurale anche chi? Ma guarda un po' i cecoslovacchi, e che facevano costoro? Quindi che facevano? Combattevano lealmente in una sezione dell'esercito italiano operante e massacrato e sul filo del rischio e delle morti contro l'Austria, i cecoslovacchi. E perché le bandiere, stavo per dire giuppe rosse, quindi si capisce come prima Villa Giusti anziché Villa, anziché Villa Gloria anziché Villa Giusti, dunque attrazione di termini e nomi più usuali. Perché questi santi cecoslovacchi che combattevano a fianco ufficialmente dell'Italia si ammantavano e le tenevano accanto e anche qualche pezzo di stoffa sul petto e sul cuore per sentirsi più intrisi e sostenuti di alito, proprio da alere, di alito sostegno di combattimento, di spirito garibaldino. E nella loro azione di combattimento in Italia combattevano con le bandiere rosse, nostre garibaldine, cosa piuttosto ignorata. Se mi si sopporta, io dopo non so, leggerei due parole due righe solo dopo il permesso del nostro presidente, e di Biagio Marino. Mi si scusi e grazie. Su questo ci sarebbero tante considerazioni da fare. Abbiamo ascoltato il punto di vista di chi ha vissuto questa storicamente, non nella sua vita materiale attuale, ma che ha vissuto storicamente questa realtà di un impero austro-ungarico opprimente e che forse ha impedito degli sviluppi migliori per quanto riguarda la convivenza dei popoli europei attorno ad oggi. Questo mi sembra che sia la sostanza che posso ricavare da quanto è stato detto, sia pure con un spettro di vastità molto più ampio. E Biagio Marin, sì, naturalmente, posta l'ora. Se si tratta solo di due righe, come dicevi, sicuramente. Grazie. Allora, mi riarmo di tono deciso. Ecco. Vanno considerate le osservazioni molto serie, molto gravi,
della terribile guerra, della seconda terribile guerra, quella di Biagio Marini, che scriveva nei suoi diari del 1945, scriveva con un interlocutorio sempre aperto di fronte agli occhi, come per avere presenti le persone, e dice: l'Italia è assente e in fin dei conti seccata di dover, per onore di firma, fare la finta di battersi per la conservazione di Trieste e della parte italiana della Giulia. Trieste, quando che si sia, dovrà tornare all'Italia, e allora speriamo sia definitivamente. Intanto gli italiani si faranno più europei, ecco il punto che mi occorreva, e capiranno che cosa Trieste e la Giulia rappresentino nella vita europea d'Italia. Io sono stanco e confuso, ma penso che Overdan, ricordato da Maglio, ecco la risposta a in seguito, non da me ma da Biagio Marin, viene: penso che Overdan e Scipio Slataper e Falco, il figlio di Biagio Marin morto e qui ritratto, siano morti per l'Italia e obbedisco alla necessità di ricominciare tutto da capo e lottare, sia pur con le mie poche forze. 18 luglio 1946, giovedì, diari, col titolo più lungo, e la pagina 285. Aveva poco prima notato, altre virgolette chiudo, scrivono i giornali, che stiamo per perdere tre quarti dell'Istria, e con essi Pola, quella di Sergio Endrigo, tanto per fare un nome, Rovigno, Orsera, Parenzo, da Parenzium, dove in Istria, sulla costa, dove c'è la basilica euforiana. Sì. C'è una canzone, la muro di Parenzo. È bravo, che il cielo ti benedica, vuol dire la benedica, la muro di Parenzo. Fa parentesi, andato in una farmacia qui a Palermo, quella presso la posta, le poste centrali di via Roma, avendo chiesto una medicina e avendo dovuto dire: ma non posso attendere, riparto, io sono di Trieste, stavano poi chiudendo, si sono messi a dire: le ragazze di Trieste, tutte con la donna. Allora, perdonami, la data. Con essi Pola, Rovigno, Orsera, Parenzo, Edignano, Pisina e Albona e tanti centri ancora minori. Data 15 maggio 1946. La pace di nostro. Grazie. Io credo di dover ringraziare i tabulatori per questo vasto panorama che sarà stato panoramico che ci hanno dato sulla grande guerra, sui presupposti, sui suoi effetti. Posso dire una cosa? Certo. Nel 1915 l'Italia era unita da poco, non è che ci fosse una grande storia unitaria. E poco fa lei parlava delle masse in maniera molto chiara, le masse inconsapevoli probabilmente, e io devo dare, mi piace portare la testimonianza di mio nonno. Mio nonno ha fatto la guerra da Fante. Da Fante non aveva nessun grado, era ignorante, sapeva solo parlare in siciliano, anzi in sancacalvese, quindi proprio niente, l'ignoranza. Però la grande guerra gli ha insegnato una cosa, gli ha insegnato che c'era l'Italia e non lo sapeva, gli ha insegnato che c'era l'italiano e non lo sapeva, e agli ordini lui rispondeva, poteva rispondere, se un commilitone di Piazza Armerina, per cui francofono, gli traduceva gli ordini. Questa era anche la realtà del fronte, della trincea, di tutto quello che e d'altro canto nel 1915 quanti anni erano passati dal 61? Forse 50, ma adesso non ricordo, proprio pochi. E qui su
subivano l'unità d'Italia con la prescrizione militare, con tutto quello che c'era di tasse, quindi il senso dell'Italia non c'era. O perlomeno c'era nelle persone che avevano studiato, che avevano sentito questa necessità di ritrovarsi in un unico paese secondo le antiche storie, eccetera. Ma tutti gli altri no. Il problema è furono andati tutti e tutti meridionalmente il problema è complesso, ma io non voglio contrastare le cose che avete detto, devo dire che c'è anche questo aspetto tocca effettivamente il processo di unificazione politica e il processo di unificazione nazionale, che si muovono su binari che sembrano paralleli, ma non come per rette parallele, bisogna vedere quando si congiungono, se è finito oppure no. Nel 1915 tutti noi portiamo una testimonianza di famiglia. Perché? Perché ci sono stati 600.000 morti, per 1 milione di feriti, quindi ha toccato tutte le famiglie. E portiamo questa testimonianza di famiglia. Io per esempio, mio padre nacque il 13 agosto del 1915 e lo zio militare che ho citato disse al fratello: se nasce femmina la chiami Trieste, se nasce maschio la chiami Trento. E lui portò Trento per tutta la vita questo nome. Mio zio, Corsetti, era comandante della Brigata Casale, c'aveva un gruppo partito che era Corsetti. Il nonno invece da parte materna lo fece da fante e non da ufficiale uscito dall'Accademia di Modena. Quindi portiamo tutti dentro diverse narrazioni della Prima Guerra Mondiale. Indubbiamente molti, San Cataldo, no? Non avevano mai conosciuto il treno, non avevano mai conosciuto il mare, si parlava di continente appena ci si sbarcava a Reggio Calabria, giù di lì. Quindi è una grande esperienza di vita che si matura ovviamente questo. Gli altri che non avevano frequentato, il prozio aveva frequentato l'Accademia di Modena, invece aveva un'altra visione. È chiaro che nella prima guerra, nella quarta guerra d'indipendenza, confluiscono anche itinerari di formazione, le classi medio-alte, e di idealità garibaldina, soprattutto. Beh, in Sicilia l'eredità garibaldina è forte, ebbene, non è forte quella sabauda, diciamo così, assolutamente. È Garibaldi quello che muove le acque, è nel 62 pure. E quindi l'eredità garibaldina è ovvio che comprendeva benissimo il significato di questa guerra, però anche la umile e paziente obbedienza dei ceti subalterni che sulle trincee costituì una premessa di unificazione morale, cioè finalmente, diciamo così, fatta l'Italia, abbiamo sperato di fare gli italiani, fermo restando che poi gli italiani continuarono ad essere divisi e ulteriormente divisi, 43-45, nord e sud, e soprattutto considerando il fatto che c'era stata la grande espulsione degli italiani dal sud subito dopo l'unificazione politica, che si chiama emigrazione. Scusatemi, devo purtroppo andare. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.